E benvenuto ad Uchkench a questa nuova trasmissione di Pedies. Accado tra i dis a un conosciuto Giancarlo Pavan, che è stato guest del Comitato Manifestazione de Pozza. Te sia libero e conta de sia amor per la crepes e per l'alpinismo a sie piautes. La fadia del Sir de Zoranzù, il chiet della Marevea, il respet e la cura per la natura. Per Valgugn, Sir Samont, le momente de Solentum per se varder da ite, per scuterzi e spirit. All'incontra, da canche a cadi e segni, Giancarlo Pavan e il sei imbattute Susi, la intenu che il Sir Samont vivu tra sieie sdencian, na spazireda a sie piautes, la amò più bella. Na discordia che Giancarlo ha voluto conterte si è liber aspettami sulla cima. Portadant te na sera de lettura en muie sentuda con troppa gent te sala de consei de Saint-Jean a cado treidis. Più che essere una storia è proprio, sì, il sottotitolo del libro dice storia d'amore tra un uomo, il cane, un cane e la montagna. È proprio una relazione che dura una decina d'anni, è il tempo di vita di questo cane, di questa cagna che si chiamava Susi, che io ho amato moltissimo e che è stata la mia compagna di vita, di avventure, in montagna soprattutto, per 10 anni. Ecco, quindi abbiamo sperimentato una relazione straordinaria. Io avevo già una frequentazione importante con la montagna e ho portato dentro a questa esperienza straordinaria della montagna questa cagna, della quale mi sono innamorato quando era piccolina e finché non è mancata purtroppo per una malattia grave. L'uomo, il cane, che forse può essere anche simbolo di tutti gli animali, quindi della natura, degli altri esseri viventi oltre all'uomo, e la montagna, appunto, quindi la natura in generale, quindi queste tre dimensioni. Na avventura conteda da Giancarlo de Sema all'amico attore Giuseppe Savio. Indena alla lettura, techela che la musica de Pavan siea con la paroles e la foti de Susi, Giancarlo ricorda co che la menà la ciana e il patron a se mesurer con la pizzes e soramons dell'enema e della vita. Decine di fotografie oggi raccontano la gioia incontenibile dei cani sulla neve. Ovviamente furono loro ad arrivare per primi alla forca. Li sentivamo abbaiare e riconoscevamo i loro versi mentre si rincorrevano giocando. Fu la prima volta che vidi la reazione esplosiva di Susi quando iniziava la corsa veloce dei miei sci in discesa. L'amor umano per la ciana e il control e l'obedir della ciana, piena di energia salvera, la ledezza e i limic, la vendetta e il pusser, ma soraldut e la serzir che anche la malattia decide de ne fer fronte all'ultima somamont. En viac, quest liber, pien de emozions, sibie per chi che ha la monts del ker, soraldut nossa luminosa Dolomites, sibie per chi che ha in lengiasudes che compagne en chan. Devo dire che mentre lo studiavo andavo a vedere su Google Map, ma dov'è sto posto, ma dov'è questo rifugio, ma dov'è sta montagna, perché io non sono molto esperto come lui di montagne, però mi ha fatto venire proprio la voglia di andare in questi posti. Questo sì, ecco. Aspettami sulla cima de Pavan, le na storia d'amor, ma ence na dedica alla bellezza della natura da Mont Dolomitica. Le scorida col sclinterner della medà d'intorno al col de na gran peconta e il sieme ner la coda, e da podole in cresusum della saera des, aspeter fideila del pont più out dell'ultima arpizzeda.